Wrestling It! Vado? Sigla. Wrestling It! Allora, Francesco, eccoci qui, in diretta da Barcellona. Svegli da? Da un po', in realtà. Però, un po' provati dalla vita. Comunque, ragazzi, non è per questo che siamo qui. Oggi, insomma, avete visto dei video in settimana, ribeccateveli su Instagram, eccetera, eccetera, in cui io pagavo Francesco per un video. Ma perché? Magari. Perché oggi parleremo di un clamoroso, straordinario tech team che abbiamo nominato spesso, ma a cui non abbiamo mai dedicato un video, yeah. Che divenne famoso appunto perché prestava i suoi servizi di protezione dietro compenso che veniva utilizzato per comprare la birra. E quindi noi oggi parliamo di Teiyaku Lights! Eccoli qui, birre, dollari, poker... La famosa porta degli Acolytes. Gli Acolytes Protection Agency, noti come gli APA. Un tech team è una storia, insomma, particolare, che si sono trovati insieme. Anche un po' per caso, diciamo così, molto dai. Molto per caso. E due, ovviamente, wrestler da percorso molto simile. Due icone dell'Attitude Era, si può dire. Sono diventati due icone dell'Attitude Era, sicuramente. Dopo una carriera molto simile, entrambi provenivano dal football. Sì, giusto, Ron Simmons è stato anche uno. Ron Simmons ha anche giocato alcuni anni nella NFL, e poi entrambi sono passati al wrestling nei circuiti del sud degli Stati Uniti, no, Luca? Quindi le varie indies, e poi Ron Simmons, al contrario di John Bradshaw, ha avuto anche una importante carriera in WCW. Ovviamente Ron Simmons ha qualche anno in più di Bradshaw, quindi era il veterano dei due, e come voi ormai sapete, perché se ci seguite ormai queste cose le dovete sapere, Ron Simmons ha anche il privilegio di essere il primo campione mondiale, world champion afro americano, per aver vinto appunto il WCW Heavyweight Title in questa sua gimmick da attore porno. È vero, però le similitudini ci sono, e riconosciuto anche poi dalla WWE, ovviamente. Sì. Beh, si è preso merito. Ricordiamo che anche la vittoria del titolo di Ron Simmons è chiacchieratissima, c'è tutta una storia dietro che vi racconteremo in un altro video. D'altro canto, quindi Ron Simmons, finiamo con Ron Simmons, arriva in WWE. Sì, dopo, insomma, feud importante, WCW viene comprato dal buon Vince, che all'inizio gli dà una gimmick tremenda. Con l'elmo. Con l'elmo del gladiatore, che Vince è innamorato di gladiatore, sappiamo perché. Però dopo poco trova, diciamo, successo e popolarità come leader della stable di cui vi abbiamo già parlato, e andate a recuperare il nostro video. Della Nation of Domination. Se fossimo dei tipi seri, mettiamo il link, cliccate in alto, ma non lo siamo. Vabbè, però cercatevelo voi. stile APA, bro. E nella Nation of Domination, lasciamolo lì in questa Nation of Domination, e passiamo invece a... Eccolo qui, qui è proprio lo schieramento completo. Sì, grandi, insomma, grandi campioni tutti quanti. D'altro canto, il nostro Justin Oak Bradshaw, perché era questo il suo nome, faceva una gimmick che è un po' richiamata anche dal mio look. Esattamente, il nostro look è quella del texano, per le sue origini ovviamente texane. Trova un po', insomma, di successo nelle varie indies, arriva a lottare in Giappone e in Messico. Viene preso anche lui dalla WWE, a metà degli anni 90, però... Questa gimmick del texano, quello vediamo con Zeb Coulter, che all'epoca come si chiamava? Col suo vero Dutch Mantel. Dutch Mantel, no? Sì. Però sì, si chiamava, un nome del sud. Tra l'altro, un'osservazione: Justin, prima di tutto, è uguale a Chris Hero, come si chiama? Cassius Ohno. Ma guardate la WWE del 95, quanta poca gente c'era nei live show. Sì.
qui appunto stava per fallire, ricordiamolo. Comunque Justin Opera Show era senza una direzione. Sì, sì, diciamo questa gimmick del texano, come dire, si spegne rapidamente, viene messo in coppia, fanno i nuovi New Blackjacks. Sì, sì, esatto. Viene messo in coppia con... combatte per il titolo NWA che viene, sì, viene messo in palio a Raw, poi insomma è uno dei ideatori involontariamente. Questo vorrei della... racconteremo voi le cose divertenti sì, dei sì, due, con Barry Windham, che però si fa male, quindi questi nuovi Blackjack. Lo zio di Bray Wyatt. Sì, 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 sì. E quindi non sa che fare. E quindi torniamo poi a Ron Simmons. Ron Simmons, come sapete, a un certo punto viene fatto fuori dalla National Domination perché il nuovo leader è The Rock. E ci sono delle belle storie. Rocco? The Rocco, sì. E ci sono delle belle storie su questo, su come Simmons fosse addirittura contento di passare il test, quindi non avesse fatto quelle politiche, dire no, ma io sono il capo, eccetera, eccetera. Scusate, partiamo a Major Guns, così. Vabbè, ci sta, giustamente. Si parla di armi. E quindi non sapeva che, insomma, non sapeva che fare. E si trova però a viaggiare con Braccio, no? Sì, si mettono sì, insieme, sì, si vanno in macchina insieme e inizia una loro... un'amicizia. Un'amicizia che è molto divertente, cioè i due insieme, diciamo, fanno molto divertire anche gli altri. Inizia questa amicizia che viene apprezzata e diventa anche famosa per una serie di scherzi e, come dire, azioni che oggi non verrebbero apprezzate così tanto. Prese bene, diciamo. Diciamo che i due sono dei burloni, ci sono varie burle che loro fanno. Burle! Alla fine che succede? Che vengono messi insieme, viene pensato per loro questa gimmick occulta dell'occultismo, no? Che escono con i simboli, sì, satanici. Periodo periodo Ministry of Darkness. Del Necronomicon, e vengono messi nella Ministry of Darkness con Undertaker. Anche su questo abbiamo fatto non uno, ma ben due video, di cui ora comparirà in sovraimpressione. No, però c'è questa... Assolutamente no. C'è questa fase. Li vediamo, eccoli qui. Prima Ministry e poi Corporate Ministry. Ministry con l'High Power, di cui già abbiamo parlato. Di Austin. Comunque... Loro, c'è anche una serata molto divertente, no? Esatto, esatto. Ora passiamo a dire come poi, quando termina, diciamo, la fase Ministry, perché la Ministry viene sciolta, Luca, ricordami, dopo che Undertaker viene sconfitto da... Da Austin, in realtà la Ministry si dissolve perché Undertaker si fa male, sì, quindi nell'agosto del 99, poi era senza... Quando c'è questa cosa dell'Higher Power, si spegne questa storyline. Che succede? Come vi dicevamo, Bradshaw e Farouk, Ron Simmons, sono molto popolari tra i wrestler. Che succede? Che c'è a un certo punto una storia bellissima, compleanno di Bradshaw, loro sono on the road, fanno un festone in albergo, immaginatevi, questi stanno viaggiando da qualche paesino degli Stati Uniti a un altro, tutta la WWE, si fermano tutti in questo albergo per il compleanno di Bradshaw, in cui c'è fiumi di whisky, il devasto, diciamo, un compleanno non sobrio. A un certo punto, a questo compleanno, si presentano Vince McMahon e Shane, senza dirlo a nessuno. E dice che praticamente... Avranno saputo, così. E il giorno dopo Ron Simmons va da Bradshaw e gli dice: senti, domani sicuramente questi omoci licenziano, per cui abbiamo esagerato, l'hanno visto ieri, ma c'hai ancora i tuoi contatti in Giappone perché dobbiamo trovare un lavoro, eccetera, eccetera. E invece si divertono talmente tanto Vince e Shane che decidono di dare ai due, appunto, lasciare carta bianca ai due per questo nuovo personaggio di, di Babyface, che essenzialmente, appunto, bevono, fumano, giocano e iniziano questi segmenti del backstage per cui loro sono diventati famosi, per cui li ricordiamo e li fanno diventare la famosa porta. Bene. La cosa bellissima, ecco, voi sapete, loro avevano questo ufficio nel backstage dove andavano i vari wrestler a assumerli, no? Per la loro protezione, solo che questo ufficio aveva una porta finta
E loro si incazzavano quando non bussava la porta, o ci passava attorno. C'è un bellissimo, ecco, recuperatevi questo segmento con The Rock, perché è veramente il top della WWE di quegli anni, assolutamente. Loro come tag team erano molto stiff, molto fisici, hanno vinto il titolo in più occasioni e sono andati avanti per degli anni. Poi fine 2004 più o meno, 3-4 anni, nei quali poi insomma Ron Simmons era distrutto fisicamente, perché comunque anni 80, football, wrestling, all'epoca che le concussion erano proprio una non esistevano. E quindi questo la faccio più. Sì, e decide anche appunto nuovamente di fare un favore a qualcuno, in questo caso a Bradshaw, che tradendo proprio Ron Simmons nel 2004, che voi ricorderete perché molti dei nostri spettatori seguivano in quegli anni il wrestling su Italia 1, diventa quel personaggio heel che ha questo cappello. È anche molto bello come si sciolgono, perché c'è il draft e Paul Heyman dice che non sceglie gli Acolytes, ma sceglie solo Bradshaw. Allora Ron Simmons si aspetta il favore di Bradshaw di non andare, invece Bradshaw dice no, ma questa è la mia occasione, fanno un match e Simmons si ritira, così. Sì. E poi Bradshaw diventa praticamente se stesso. Sì, ha questa gimmick basata sulla sua vita reale, in cui lui, come il nostro Real Dream, qui è diventato un investitore della finanza. Quando mai? E quindi la sua gimmick è quella di quello che, come te, ha fatto i soldi speculando sulla povera. Io non giro in limousine con le corna. Allora, a breve mi vedrete. Giro al confine, a breve qui al confine della Catalogna con l'Andorra, con la torcia a cacciare i clandestini, gli andorrani. No, però è vero, ovviamente sono magnate. E però insomma da lì poi vince il titolo, Bradshaw lo tiene per un anno e ha la sua ultima run 3 anni prima di ritirarsi, in cui diventa un main eventer a torto a ragione, questo ditecelo voi, a me come il non dispiace. A me non dispiaceva come wrestler un po' meno, ovviamente, tra l'altro bellissima storia di Bradshaw e Shawn Michaels, che è fantastica, quando Shawn non aveva più soldi. Un po' come Baron Corbin. Happy Corbin, che è chiaramente ripresa la cosa. Tra l'altro Bradshaw già interveniva in programmi di finanza per parlare dei suoi investimenti, cioè era uno comunque. Attualmente lui fa il commentatore finanziario per Fox. Ma lui è molto intelligente come persona, molto discusso. Arriviamo al succo del nostro video, perché noi lo sappiamo, voi volete che noi vi parliamo di queste cose. Allora, ragazzi, ci sono un sacco di storie, ovviamente, sul backstage degli Acolytes. Sappiamo tutti che Bradshaw è uno dei personaggi più controversi, esatto, che è stato accusato ripetutamente di bullismo da Mauro Ranallo. Ranallo, che non si è mai capito se il caso Ranallo, da Joey Styles, gli ha anche dato un pugno. Joey Styles, Styles ha dato un pugno. Allora, Bradshaw bullizzava gli annunciatori, gli annunciatori in genere, perché evidentemente è un bullo. Qui a un certo punto si incazzi, dà un cazzotto e lo Lo stende. E lo stende. stemma. Infatti, Bradshaw è uno che si vantava molto della sua essere un tough guy, ma spesso le La ha buscava, prese. come si diceva. Insomma, vi abbiamo detto come lui abbia fatto partire quell'obbrobrio che è stata la Bowl for All, anche qui ora comparirà un link sul nostro video, andatelo a rivedere. Ci sono tante storie. Appunto, cioè, quello che fa l'annunciatore per la All Elite adesso, Justin Roberts, Sì. pure lui, gli buttano le valigie sotto la doccia, queste Nell'aereo cose. Raccontiamo questa che è bellissima, il famoso plane ride from hell. A un certo punto, X-Pac taglia il codino a Michael Hayes, che Michael Hayes. sta dormendo. Michael Hayes si sveglia, impazzisce perché vede che gli hanno tagliato il codino, nessuno gli dice chi è stato. Allora va da Ah, Bradshaw, il primo che ha che sei trovato. sempre tu. Bradshaw si alza, dà un cazzotto a Michael Hayes, che sviene e si risveglierà all'arrivo Chiaramente era sotto qualsiasi sostanza. dell'aereo. Ci sono anche Grandissimo amico di Vince McMahon, Bradshaw, altre. Sì, diciamo. sì. Diciamo che Bradshaw poi ha sempre detto che l'amicizia con Ron Simmons lo ha aiutato a crescere come persona, quindi Ron Simmons si è fatto
da mentore, e meno male, immagina se non avesse avuto un mentore. Anche perché lui ha sempre anche detto, perché lui è stato accusato anche di razzismo in più occasioni, che la testimonianza del contrario, questa sua forte amicizia che ha con Ron Simmons, che è reale, perché poi sono... Tra l'altro Bradshaw e Ron Simmons sono grandissimi amici di Undertaker. Sì. Bradshaw è stato anche il testimone di nozze di Undertaker al matrimonio con cosa? Michelle McCool, e facevano parte del tribunale. Wrestlers Court, esattamente. Che giudicavano. Che contro, nel 2021 non penso possa esistere una cosa del genere, che loro giudicavano i comportamenti sbagliati nel backstage. E venivano giudicati da uno, appunto Bradshaw, che vi ricordiamo non faceva spogliare Miz negli spogliatoi all'inizio perché gli stava... Perché veniva da MTV, sì. E poi una cosa divertentissima raccontata da Edge, che praticamente Bradshaw faceva questa cosa, mentre uno era sotto la doccia, lui entrava e ti iniziava a insaponare il corpo per metterti in imbarazzo, vedere come reagivi. Edge, giustamente, ha reagito, dice, ah, grazie, e l'ha cominciato a insaponare anche lui. Che momenti. Però l'episodio più... tra l'altro poi Ron Simmons ha detto che anche a lui è servita molto amicizia con Bradshaw, perché Ron Simmons aveva una storia familiare assurda, devastato. Tutti i suoi fratelli erano stati mandati in affidamento a persone diverse. Aveva 800 fratelli. E quindi era cresciuto senza un fratello, senza una famiglia, e l'amicizia con Bradshaw è stata quella cosa. Comunque, la storia più bella che noi vogliamo raccontarvi degli APA è il famosissimo match del 2000 contro i Public Enemy. Allora Luca, chi erano i Public Enemy? Public Enemy erano un tag team fortissimo in ECW, anche con qualche apparizione in WCW, ma erano super over. Avevano come i Dudleys la gimmick dei tavoli, ed erano veramente un super acquisto della WWE nel 2000. Però non è che si fecero poco voler bene. Non si fecero voler bene. A Vince già non piacevano, chiaramente. Vedi questi fuori forma, con la panza, eccetera. Però problema è che, a quanto pare, questi Public Enemy piaceva molto fare male agli altri. Erano molto stiff. Sì. Ma non piaceva altrettanto subire, appunto, le stesse cose, no? Quindi che succede? Già a Vince non stavano simpatici, non erano molto in atto della card, stavano a un Sunday Night Hit, se non sì, sì, del 2000, eccoli qui, perché non erano proprio in formissima. No. E avevano la stessa gimmick dei Dudley, dei tavoli, no? Esattamente. E che succede? Che essenzialmente devono fare questo match contro gli Acolytes. Sì. E mentre stanno uscendo, cioè mentre stanno andando verso il ring, si girano verso JBL e gli dicono: no, comunque, la finale del match deve essere che gli APA mettono i Public Enemy sul tavolo, quindi gli scassano il tavolo, non so come si dice in italiano, e si gira mentre stanno uscendo e dice: ah, no, comunque noi il table spot non lo facciamo, e si avviano verso e vanno. Ron Simmons dice a Bradshaw: che hanno detto? Quello fa: hanno detto che non vogliono fare il table spot. Fa Ron Simmons: ah sì, allora se loro non vogliono fare il table spot, noi portiamo i tavoli da loro. Vanno sul ring e inizia un massacro dei poveri fabbricanti, che vengono demoliti per 5 minuti e più, e alla fine vengono messi sul tavolo e vengono schiantati nel tavolo senza... e vengono licenziati dopo. Vengono dopo anche licenziati. E i racconti dicono che si avviano prima i Public Enemy per tornare nel backstage, e Bradshaw e Simmons dicono: vabbè, mo rientriamo, sicuramente questi vogliono fare a botte, quindi cioè preparati per picchiarsi nel backstage. E nel backstage quelli gli stringono la mano e dicono grazie e se ne vanno. Tra l'altro, guardate la WWE, il pubblico del 2000, China is my father. Cioè, e, tra l'altro, un'altra storia su Bradshaw su cui potremmo stare ore, quando ruppe il naso a Blue Mini a One Night Stand. Ma che, è una però, cosa. La cosa bella, sai qual è? Che per Blue Mini è diventato un grandissimo amico, fan e amico anche di amico. Meraviglioso. Ragazzi, questa è la storia degli Acolytes, un tag team che hanno fatto comunque la storia dell'attitude era, certo, non facevano capriole, salti, scemenze varie, però erano molto, molto carismatici. Molto entertaining. Una parola che adesso, nel wrestling, nel 2021, il carisma. Molto credibili sul ring, un'altra parola che oggi sfugge un po'. Non avevano bisogno di flip, flop, flap. Ma comunque sei diventato ripetitivo,
Poi ce lo dico nei commenti, ma parli sempre delle stesse cose. Ma che devo dire, compà, che devo dire? Io sono, tu dici la coerenza, le cose. Allora, allora ragazzi, adesso d'ora in poi non facciamo più video sul wrestling. Basta. D'ora in poi ogni settimana Luca vi dirà i suoi consigli su quali criptomonete acquistare. Ma cosa stai dicendo? Chissà cosa si pensano questi. Scusami. Ciao!